Ciao raga, qua Enex e bentornati sul canale. Oggi siamo qui tornati con un nuovo episodio delle Chest Battle. Anche quest'oggi due di voi si andranno a sfidare a colpi di bauli dentro questa fottutissima serie. E a fine episodio sarete appunto voi a giudicare chi tra i due è stato più fortunato, insomma chi ha trovato le carte più utilizzate in gioco. Non facciamo chi ha le carte più forti, perché appunto per qualcuno può essere più forte un tipo, per qualcun altro più forte un altro tipo. Quindi noi tranquilli le più utilizzate le spariamo come carte appunto del deck finale. Ma detto questo ragazzi, prima di cominciare questo video vi do subito a lasciarmi un bel pollicione ragazzi, un bel mi piace. Quest'oggi mi raccomando, se riuscite lasciatelo col pollice proprio così ragazzi, se avete il telefono proprio stampatecelo attaccato, e nel caso in cui vi si dovesse spezzare il dito commentatemi sotto con l'hashtag torsolostrica. Insomma raga, solamente se vi siete spezzati il dito e se riuscite a commentare anche col dito spezzato, raga, la qualità del video proprio va a livelli interstellari. Ma quest'oggi siamo qua con la chest battle e quindi anche oggi due di voi si sfideranno in questi insani spacchettamenti di bauli. Ma adesso, prima di cominciare appunto a mostrarvi quali saranno gli sfidanti di oggi, devo dirvi due cosette. In primis, ragazzi, se volete partecipare anche voi alle prossime chest battle potete contattarmi o su Facebook o su Instagram e vedremo di metterci d'accordo appunto per spacchettarli. Vi prego solamente di contattarmi quando i bauli sono già interamente sbloccati, perché quando ci metteremo in contatto sarà appunto per lo spacchettamento. E detto questo, adesso dobbiamo decretare in primis però il vincitore della scorsa chest battle. Se vi ricordate, nello scorso episodio si erano affrontati Yuri contro Giacomo e gente con la bellezza di 60%, ragazzi, è stata una differenza veramente minima, più o meno tipo 59%, ha vinto il nostro Yuri, trovando la zappa, pulita volante, le guardie e anche il cimitero. E ragazzuoli, per questo episodio sfideranno Emanuele contro Paolo. Raga, ho già dato un occhio ai due account e hanno dei bauli, raga, che ma è paradiso. Il paradiso terrestre, raga. Posso assicurare che quest'oggi la sfida si prospetta un qualcosa di interstellare. Quindi partiamo subito sull'account di Emanuele e andiamo subitissimamente a spacchettare i suoi bauli. Ed eccoci ragazzi sull'account di Emanuele. Come vedete ragazzi, ha baule leggendario, baule super magico, baule magico, il baule magico, quello della corona e il baule dorato. E solo che ragazzi c'è anche il baule della dodicesima sfida classica. Quindi raga, noi siamo fottutamente nel paradiso degli scrigni. E il primo baule magico ci riserva la bellezza di 86 unità di oro. E come seconda carta abbiamo una donna polenta, la valchiria da dio. Terza carta ancora, raga, troviamo 10 barbascabbia. Ragazzi, partiamo col prossimo scrigno, ma Emanuele parte veramente veramente con i coglioni quadrati. E quindi prossimo baule magico ci riserva 77 unità di oro. E come seconda carta troviamo un ragazzo zampone, il moschettiere, che chiude tutto con 10 bombarospi. Ragazzi, mamma mia, anche il bombarospo, specialmente nelle arene più basse, è utilizzatissimo. E partiamo subito col baule dorato, che raga, Emanuele mi ha permesso di gemmarlo, quindi ragazzi io lo faccio col suo permesso. E gemmiamo subito ragazzi e ci troviamo la bellezza di 223 unità di oro e 3 barbascabbia cornuti, 3 troie cornute. Prossima carta in questione, 13 cannoni, raga, andiamo bene. 18 volte i razzisti che chiudono tutto con 4 volte l'uccello di zio Fester, il membro penico dello zio. Ragazzi, chiudono questo baule con l'effetto sorpresa, sorpresa pelosa, come piace a mia madre. Ma adesso partiamo subito con il baule della corona e dopo di che ragazzi aspetta l'elite. Partiamo subito con quello della corona, che ci riserva la bellezza di 566 unità di oro. E come seconda carta saranno le gemme. Infatti ragazzi sono due gemme. Prossima carta ancora, troviamo 5 volte il mortaio, 5 volte il gabinetto di zio Fester, che chiude con 27 troie scelte. Raga, io non so che dire. Prossima carta, 37 spiedini. Attenzione ragazzi, le frecce sono utilizzatissime, quindi colpo basso veramente micidiale, chiudendo tutto con 7 volte il membro di zio Fester. Ragazzi, oggi il cazzo di zio Fester is everywhere, è fottutamente ovunque, lui e i suoi peli. E quindi ci proiettano al prossimo baule. E quindi raga, con la benedizione dei genitali dello zio Fester, noi andiamo subito ad aprire i bauli magici. Attenzione raga, partiamo col primo baule magico, anzi il primo, l'unico che c'è, che comunque riserva la bellezza di 664 unità di oro. E come seconda carta troviamo 5 troie scelte. Prossima carta ancora, 16 volte il Lercio, il fratello Lercio di zio Fester. Dopodiché ancora 19 spiritelli di ghiaccio, 47 razzisti, raga. Mamma mia! Ancora, raga, ancora! Anche io non ci voglio credere, ragazzi, non ci voglio credere. Ragazzi, ci sono più uccelli in questo spaghettamento che dentro una voliera, ma che succede? Prossima carta, la fornace. Ecco, raga, cominciamo a fare un po' di product placement ai dadi per il brodo. E chiudiamo il baule con, ragazzi, 4 cucciolacci di drago, che comunque è veramente utilizzato nel caso di un deck mastino. Ma adesso partiamo subito col baule della 12ª sfida classica. E dopodiché, ragazzi, dopodiché ci aspetta l'elite di roba. Ci aspetta una roba che lo chef direbbe spettacolare. E ragazzuoli, visto che ci ha macinato questa sfida,
vita. Apriamo sto baule. Dai, esculame. Fammi trovare una leggendaria. Fammi trovare qualcosa. E punto ci riserva 2000 unità di oro, ragazzi. Oro come se piovesse. Prossima carta, 12 barbaracci cornuti. Successivamente troviamo ancora. Basta uccelli. Un po' di patata. E lo credo bene. Prossima carta ancora. Troviamo, ragazzi, barba scabbia. Attenzione, i barba scabbia che chiudono tutto con, ragazzi, un'epica. Una mongolfieraccia, ragazzi. Le palle dello zio cucite saltano fuori senza pudore dopo averci dato anche il membro. E quindi, raga, e quindi adesso noi carichi partiamo ad aprire il baule super magico. Ragazzi, siamo pronti. E quindi partiamo col baule super magico, che in questo caso ci riserva 3883 unità di oro. E come seconda carta, ragazzi, troviamo già la clonazione. Attenzione, clonazione trovata. E quindi, raga, essendo la carta epica più recente, appunto appena uscita, raga, la metterai come carta epica a prescindere. Prossima carta ancora troviamo, diciamo, 212 dadi per il brodo. Ma ragazzi, ci stanno i dadi. Prossima carta ancora, 312 barbari scelti. Madonna santa, basta troie cornute. Successivamente troviamo 51 volte il golem di ghiaccio. Madonna santa. Prossima carta ancora, raga, la tornado. 86 volte gargamerda. Chiudendo tutto, perdon, l'urlo. 15 volte il golem. Che, raga, strano ma vero, questo baule non ci ha trovato la leggendaria. Dato che adesso, appunto, si trovano veramente con molta più facilità rispetto a tipo 5-6 mesi fa. Ma ragazzi, golem a parte, io metterei come carta epica, in questo caso la clonazione, perché essendo una nuova carta non ha avuto il tempo di amalgamarsi col resto delle truppe. E ok, ora ci manca solamente questo baule leggendario, che riserva appunto ad Emanuele una carta leggendaria. E noi, raga, speriamo che sia un qualcosa di spettacolare, che in questo caso sarà... Dai, raga, un tronco. Ragazzi, un tronco. Attenzione, trova il tronco. Adesso, raga, per i più scettici, voi provate ad andarmi in TV Royale, in Arena 9, e guardatevi tutti i replay che ci sono dove gente usa il tronco, raga. È un qualcosa di allucinante. Il tronco lo si trova fottutamente ovunque. Questo, assieme alla principessa, sono le carte più utilizzate del gioco, assieme anche al minatore, ragazzi. Ma adesso facciamo un po' un riepilogo delle carte più utilizzate trovate da Emanuele. Carta comune più utilizzata, per forza, le frecce, ragazzi. Con l'avvento dei bauli leggendari, molta gente ha trovato la principessa, la si trova ovunque. E queste frecce sono tornate, ragazzi. Sono tornate! Come vu comprato dopo che la prima volta gli compri qualcosa, raga, qualcosa di veramente bestiale. Seconda carta, ragazzi, il ragazzo zampone, il moschettiere, ragazzi, senza scherzi, viene fottutamente utilizzato in qualsiasi tipo d'arena, avendo un effetto stupratorri fottutamente devastante. Carta epica, raga, la clonazione, perché appunto, come vi spiegavo prima, essendo una carta nuova, non ha avuto tempo di essere inserita in nessun tipo di deck, quindi quest'oggi la cacciamo come carta epica. E che dire, carta leggendaria, il tronco, raga, il troncaccio quest'oggi domina tutto e chiude questo spacchettamento in maniera fottutamente H. Ma detto questo, ragazzi, partiamo subito a spacchettare i bauli di Paolo, e dopodiché faremo il resoconto della situazione e ci sarà la fottuta sfida finale. Round 2, fight! Ed eccoci, ragazzi, dentro la camp di Paolo. E come vedete, anche lui ha preparato una serie di bauli veramente competitivi. E anche lui, come il nostro Emanuele, ha il baule della sfida classica, ma in questo caso la decima vittoria. Detto questo, noi carichi partiamo subito ad aprire i suoi bauli magio. E il primo, appunto, baule magio riserva la bellezza di 77 unità di oro. E come seconda carta troviamo, raga, 8 spiritelli di ghiaccio. Terza carta in questione, due volte la mega rapa, raga, utilizzatissima anche questa, chiudendo il baule con un'epica. Ragazzi, attenzione, trova la fattina dei denti, la protettrice dei levatartaro quest'oggi, chiude questo baule già con un'epica. E ragazzi, partiamo subito col secondo baule. Secondo baule maggio riserva la bellezza di 78 unità di oro. E come seconda carta troviamo un mini pekka. Mamma mia, ragazzi, il mini pekka ci sta veramente da dio. Come l'ultima carta, che saranno troie scelte. Basta, ne trovo troppi di questi, ne trovo troppi. Ma adesso partiamo subito col baule epico, dato che appunto non può trovare nessunissima carta scenica quale può essere una leggendaria. E quindi lo apriamo come primo. E attenzione, come carta epica ci trova la prima, raga, una mongolfieraccia. Seconda carta, raga, la clonazione. Quindi anche per lui questa andrà nelle carte epiche, raga. Facciamo una par condicio, chiudendo questo baule con 8 volte lo specchio. E ok, raga, adesso carichi partiamo subito ad aprire il baule del torneo. E dopodiché ci spetterà questa quaterna di bauli. Ok, ragazzi, apriamo subito questo baule del torneo. Speriamo, dai, facci una bella squadra. Insomma, devi sculare. Insomma, 61 carte, ma devono essere buone. E attenzione, la prima carta in questione saranno 1330 unità di oro. E come seconda carta troviamo, ragazzi, attenzione, 6 estrattori di elisir, ragazzi, 6 estrattori di ronco. Oh, raga, attenzione, 53 troie scelte. 53, raga, 53 più 6, raga, attenzione. Oh, raga, 53 più 6 fa 59. Abbiamo ancora due carte. Ragazzi, se trovo l'epica, ragazzi,
se trova l'epica, ragazzi, Paolo scula la leggendaria nel baule del torneo. Attenzione, prossima carta di questo. Madonna, ragazzi, è qua in discesa. Ragazzi, sapete cosa vuol dire? Sapete cosa vuol dire quest'arco X? Che la prossima carta per il nostro Paolo sarà letteralmente una carta leggendaria. Mamma mia, raga, mamma mia, cosa cavolo ci combina il nostro Paolo? Colpo letale, colpo fottutamente letale. Mamma mia, il baule del torneo. L'ultima carta di questo baule sarà, eccomela, e fammi vedere che è la leggendaria. E mamma mia, un drago infernale. Cosa combina Paolo? Cosa ci tira fuori? Un drago infernale da un baule del torneo. Che sfida epica, raga, sfida epica, sfidanti, sfida leggendaria. Ma raga, la pelle d'oca. Cosa sta succedendo? Seconda volta che troviamo due leggendari in un account dopo la prima sculata, se vi ricordate ai tempi di Marco. Veramente anche quello spaghettamento indecente. Ma partiamo subito con il baule della corona, ma raga, adesso è tutto in discesa. 561 unità di oro. Come seconda carta le gemme, raga. Terza carta ancora troviamo la mega rapa. Seguita in spiano da 31 volte il bombarospo, chiudendo con la carogna. Mamma mia, anche lo grider, la carta rara più utilizzata del gioco. Cosa sta succedendo con il nostro Paolo? Che chiude il baule con... vabbè, le troie cornute proprio sono così. Sono qualcosa di veramente indecente. Le troviamo fottutamente ovunque, ragazzi. Adesso un cornificamento in giro che è qualcosa di veramente bestiale. E raga, adesso ci mancano due skin giganti e uno leggendario. Ragazzi, e indecentemente partiamo col baule giganti, che ci riservano la bellezza di 1739 unità di oro, 10 golemacce di ghiaccio, 15 volte, raga, il trio del colesterolo, che chiudono tutto con, raga, 231 barbaracci scelti, raga. Ne trovo non li voglio più trovare, basta. Avanti col prossimo baule gigante senza ritegno, 1581 unità di oro. Prossima carta in questione un'epica, troviamo un pecca. Prossima carta in questione 30 volte la mega lapa, raga, starando che è l'ultima carta, perché ci deve essere dei problemi col gioco, non è. Ma basta, basta, non li voglio, banalette, rotto coglioni, avete rotti coglioni, capitelo. E mamma mia santa, ragazzi, ma io non so, ditemi anche voi sotto nei commenti se trovate fottutamente queste troie baffute ovunque, raga, è un qualcosa di veramente, veramente indescrivibile. Sono matto? Ma detto questo, ragazzi, dopo aver spacchettato questi bauli in modo fottutamente indecente, ci troviamo davanti a un baule leggendario, che in questo caso riserva al nostro Paolo una seconda carta leggendaria. Anche senza baule super magico, Paolo ha ribaltato la situazione in maniera veramente e fottutamente atomica. Ma comunque, questo baule leggendario riserva a Paolo una carta leggendaria che chiude il suo spaghettamento con la bellezza di, ragazzi, un mastinaccio. Raga, si è creato involontariamente un deck mastino con drago infernale e mastinaccio. Raga, penso la chest battle più bella dall'inizio della serie. Mamma mia, ragazzi, adesso però in definitiva andiamo subito a vedere quali carte più utilizzate ha trovato il nostro Paolo, ma fottutamente sono un qualcosa di letale. Allora, come carta comune più utilizzata, io in questo caso metterei il bombarospo, insomma il rospo con gli occhiali, il nostro bombarolo, per il fatto che nelle arene sottostanti, quelle dall'arena 1 all'arena 7, raga, è veramente utilizzatissimo in combo con Zio Festero con la fatina dei denti. Carta rara, raga, la carogna. Long Rider quest'oggi entra in campo e, raga, inutile dire che vi basta guardare la TV Royale, raga, lo trovate fottutamente ovunque. Carta epica in questo caso, clonazione, come anche il nostro Emanuele, perché appunto, come spiegavo prima, carta nuova e, raga, quest'oggi prende il posto delle epiche, chiudendo il tutto con due leggendari, Drago Infernale e Mastinaccio. Ma ragazzi, chiude così, Paolo quest'oggi la chiude così, con due leggendarie. Ma detto questo, ragazzi, detto questo, io faccio i miei complimenti ad entrambi per le carte trovate, raga, una botta di culo fenomenale per Paolo, anche se sostanzialmente la carta più utilizzata tra le leggendarie rimane comunque il tronco. Adesso passo la palla al balzo a voi, e siate voi a votare chi tra i due ha trovato le carte più utilizzate, insomma chi dei due ha trovato le carte più competitive. Ma detto questo, ragazzi, detto questo, vi raccomando, il sondaggio qua in alto, raga, votate perché è importante, e nel prossimo episodio appunto scopriremo chi tra i due ha vinto la chest battle. Mi raccomando, ragazzi, se vi è piaciuto lasciatemi un bel pollicione, un bel mi piace, supportiamo questa serie con un bel mi piace, e se riuscite a lasciarlo col dito, insomma, se vi spezzate un dito, commentate sotto all'hashtag che vi avevo spiegato a inizio video, ragazzi, e la cosa sarebbe fondamentalmente letale. E niente, raga, io chiudendo questo video vi ricordo che trovate comunque Facebook e Instagram in descrizione tra i commenti come al solito. Se volete partecipare alle prossime chest battle, contattatemi o su Facebook o su Instagram. Io, raga, vi saluto. Vi ricordo, ragazzi, che alle 14 ha caricato un video Flaming, se vi lo siete persi, mi raccomando, andatelo a vedere perché merita. E detto questo, io vi saluto, e che dire qui da Alex è tutto. Bella, raga.
Me llamo TJ, he vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Han matado a mi madre, balas del adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.